Un cordiale bentrovato a tutti i nostri amici telespettatori dalla redazione di TV City, quarto appuntamento con la rubrica culturale La storia oltre la storia, la rubrica edita dalla nostra emittente web che vuole essere uno squarcio di approfondimento su un canale parallelo di lettura e di interpretazioni o di possibili ricostruzioni in merito alle pagine di storia più importanti che hanno fatto e che hanno costituito l'origine delle civiltà classiche, a partire da quella egizia, da quelle mesopotamiche, passando per quelle greche e anche per la civiltà latina. Continuano i nostri appuntamenti con gli autori e con i testi. Ci troviamo in studio questa sera con Edoardo Orma, appassionato studioso di storia antica. Buonasera, Sì, Edoardo. buonasera, E ciao. insieme presenteremo il testo di Cinzia Mele, scrittrice piemontese e ricercatrice indipendente in campo storico-documentale, con particolare interesse ai racconti mitologici, gli dei baltici della Bibbia, l'Israele che non ti aspetti. Buonasera, Cinzia. Grazie Buonasera, grazie per l'invito. a te di aver accettato e bentrovata in studio con noi. Continuiamo, caro Edoardo, nello stesso filone della settimana scorsa, continuiamo ovvero su quelle che sono le indagini su una ipotetica possibile trasposizione della civiltà mesopotamica invece nella realtà baltica. Ipotesi, idee suggestive e accattivanti che lì dove comprovate, così come cercheremo di fare in questo percorso televisivo, in questo percorso comunicativo, davvero rischierebbero, tra virgolette, se possiamo utilizzare questo verbo, di compromettere una lettura finora troppo classicistica e tradizionale di quello che è l'evo storico antico e soprattutto le conoscenze da noi acquisite in nostro possesso. A te, Edoardo, il benvenuto e l'introduzione al testo di Cinzia Mele. Sì, buonasera a tutti. Abbiamo qui il libro di Cinzia Mele, scritto assieme a Mauro Biglino, che tra l'altro salutiamo e sarà presto nostro ospite in trasmissione. Un libro, come giustamente dicevi Salvatore, che cerca di raccontare una storia diversa da quella che comunemente pensiamo di un periodo storico in particolare. E in effetti possiamo ragionare che probabilmente in un lontanissimo passato, diciamo intorno ai 10.000 anni fa, 8.000 anni fa, ci deve essere stato un periodo in cui c'erano delle civiltà abbastanza evolute nel nord, quello che per noi oggi è il nord del mondo, ma che probabilmente in quel periodo storico doveva essere il centro di una grandissima civiltà che si è sviluppata pian piano e che poi per i cambiamenti climatici si è trasferita altrove. Ma ce lo racconta meglio Cinzia Mele, nel suo libro appunto Gli dei baltici della Bibbia, che già il nome è molto significativo, diciamo così, gli dei della Bibbia nell'antico Baltico. Ecco Cinzia, come hai iniziato questa tua ricerca, questi tuoi studi su questo tema particolare? La ricerca è iniziata qualche anno fa, quando per puro caso ho scoperto che in Finlandia c'erano due località chiamate Sodoma e Gomorra. In realtà stavo cercando dei siti archeologici di cui avevo sentito parlare, naturalmente pensavo di trovarli in Medio Oriente, ma quando su Google Earth ho digitato Sodoma, la località è andata a finire dritta in Finlandia. Così, per puro scherzo, perché la cosa mi ha stupito e non pensavo ci potesse essere un'attinenza reale col testo biblico, ho digitato anche Gomorra, che è andata a posizionarsi poco lontano. A quel punto è scattata la mia curiosità, nel cercare di capire il motivo per cui i finlandesi avessero nominato così quelle località, sono emersi un sacco di indizi veramente sconvolgenti, che mi hanno portato poi a contattare Mauro Biglino, che è un traduttore della Bibbia dall'ebraico all'italiano e un esperto di storia delle religioni antiche, e quindi l'ho contattato per raccontargli quello che stavo osservando da qualche tempo, che mi ha stupito molto, non solo perché c'erano località omonime del testo biblico, ma perché il modo in cui erano dislocate e la descrizione dei territori combaciava sì nei minimi particolari con quello che la Bibbia dice. Così che Mauro si è incuriosito insieme a me
E dopo molto tempo in cui abbiamo continuato insieme a fare, diciamo, i primi accertamenti, abbiamo poi deciso di scrivere un libro perché ne valeva veramente la pena. Ecco Cinzia, io avrei una domanda reinserendomi sulla considerazione fatta da Edoardo pochi istanti fa. La contrapposizione, quasi l'antinomia, se non vogliamo dire proprio un'antitesi, tra tre parole, dei, all'aggettivo baltico, quindi dei baltici, e l'altro sostantivo Bibbia. Innanzitutto perché dei rimanda ad un concetto e rimanda ad una architettura letteraria che è quella della Grecia antica, rimanda a quella che è la dimensione dell'Olimpo, quindi rimanda alla culla del bacino del Mediterraneo, da sempre culla della e delle civiltà. Baltici trasferiamo, quindi è come se noi traslitterassimo la letteratura dall'evo del Mediterraneo al mondo nordico, quindi della Finlandia, della Norvegia, e poi Bibbia, anche perché la Bibbia, che è il libro del cristianesimo per eccellenza, sembrerebbe quasi stonare rispetto a quell'idea di pluralità che tu invece, alla quale rimandi col primo sostantivo, che è quello degli dei. Allora io mi chiedo, in realtà è possibile trasferire in modo netto la civiltà mediterranea nel Mar Baltico? E per fare questo, in una intervista che tu hai rilasciato qualche tempo fa, dici che hai consultato a supporto anche delle fonti classiche, citando alcuni autori quali Tacito, Plinio il Vecchio, Diodoro Siculo e altri. Bene, dalla lettura di questi testi, quali elementi hai tratti che sono andati a supporto o a contrasto rispetto alla tua teoria di partenza? Mi hai fatto una domanda che richiede moltissime risposte. Per quanto riguarda gli dei, devo dire che questa è materia di Mauro, che si occupa delle traduzioni dall'ebraico all'italiano, però siccome è molti anni che lo seguo e penso che molte persone conoscano il suo lavoro, diciamo che nel testo biblico originario non si parla del Dio unico, ma si parla degli Elohim, che è una parola che diciamo un po' controversa, che alcuni considerano un plurale. Quindi gli dei, si dice gli dei perché gli Elohim sono tanti, non sono solo uno. Questa è la prima risposta. Poi per quanto riguarda, qua non si tratta di collocare i popoli, di spostare i popoli mediterranei, si tratta solamente di capire come sono stati interpretati i testi che fino a noi sono arrivati. Quindi per quanto riguarda la Bibbia, è vero che è nell'area medio orientale che noi riteniamo che i testi si siano nati, sviluppati, radicati, poi arrivati fino a noi, ma le cose potrebbero essere andate diversamente da come abbiamo sempre pensato. E per quanto riguarda Tacito, diciamo che Tacito nella sua Germania cita moltissime cose che tornano a favore di questa ricerca. Come? Rispetto alla geografia dei luoghi o agli usi e costumi? Alla geografia, adesso mi viene in mente ad esempio che Tacito dice che anche da quelle parti, cioè nella Germania, quindi che lui intende Europa del Nord, venerano la dea Iside, dea naturalmente egiziana. Poi cita alcuni nomi di popoli, i Sitoni, e i Sitoni il nome assomiglia moltissimo ai Sidoni, soprattutto se teniamo conto delle diverse pronunce germaniche, nella lingua germanica la pronuncia è molto più dura rispetto alla nostra, quindi i Sitoni, che sono i Fenici, sembrano combaciare, almeno per quanto riguarda il nome, con i sitoni di Tacito. Per non parlare poi dei Fenni, che anche loro sembrano avere un'assonanza con i Fenici, e dei Veneti, che lui cita come grande popolo di navigatori, e anche questi vengono collocati comunque dalle parti della Finlandia. Grazie Cinzia. Edoardo, abbiamo qualche altra domanda? Sì Cinzia, allora tu prima hai citato Sodoma e Gomorra, che sono stati i tuoi punti di partenza, no? Rispetto alla ricerca che poi è venuta fuori nel corso dell'opera. Noi ce la immaginiamo questa Sodoma e questa Gomorra come un posto che solitamente viene ubicato nel Medio Oriente, quindi deserte, duni,
questi paesaggi che diciamo sono un po' ricordano questi luoghi un po' antichi del Medio Oriente, appunto. Invece nella Finlandia, dove poi facendo una ricerca su Google Art, come hai detto, vengono puntati su dei luoghi di boschi, quindi dei luoghi che sono completamente diversi. Noi abbiamo preparato un video proprio sulla geografia della Finlandia attuale che volevo giusto condividere con te mentre ci racconti la tua, quello diciamo, se mentre ci racconti la tua risposta rispetto a questo. Secondo te, i luoghi in cui sono accaduti eventualmente i fenomeni di distruzione delle città sono accaduti in Finlandia oppure sono accaduti nel Medio Oriente? Sì, allora innanzitutto dobbiamo precisare una cosa, che è vero che l'area medio orientale è completamente desertica, cioè insomma appare molto più brulla e più desertica rispetto all'area della Finlandia, che invece è ricchissima di corsi d'acqua ed è verdeggiante. Bisogna dire a onor del vero che migliaia di anni fa nel Medio Oriente e nel Nord Africa erano più umidi e meno aridi di quanto non lo siano oggi, così come in Scandinavia e nel Baltico le temperature erano maggiori. C'è stato quel cosiddetto periodo dell'ottimum climatico in cui le temperature erano molto più miti di quanto non lo siano oggi. Ciò detto, quindi i due territori forse erano meno diversi di quanto non lo siano oggi. Tuttavia la Bibbia, mi permetto di leggere alcune righe, quando cita Lot che si sta separando da Abramo perché i loro mandriani litigano per i pascoli, la Bibbia dice: Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte. Quindi un luogo irrigato da ogni parte fa venire in mente più il territorio finlandese, dove ci sono 200.000 corsi d'acqua, laghi, laghetti, fiumi, torrenti, è veramente piena di ogni tipo di corso d'acqua, che non l'area medio orientale che noi conosciamo essere molto più brulla. Quello che poi è interessante notare è che nello specifico di questa vicenda di Sodoma e Gomorra, in quest'area ci sono 1000 riscontri diversi. Innanzitutto il testo biblico parla di pozzi di bitume. Il pozzo di bitume fa venire in mente direttamente Medio Oriente o zone dove c'è il petrolio, ma nei paesi nordici il bitume da millenni è sempre stato prodotto e tuttora viene prodotto e viene tramite un procedimento in cui si sfrutta il legno delle conifere, quindi questo legname viene posto nelle speciali fornaci da cui poi si ricava il bitume. E proprio vicino alle città di Sodoma e Gomorra, che si trovano in Finlandia, si trovano esattamente da queste parti, poco più sopra, ancora oggi c'è un itinerario turistico che si chiama proprio itinerario del Catrame, dove i turisti possono visitare gli antichi canali, alcuni degli antichi canali con cui questo materiale veniva trasportato. Poi, a proposito di testo biblico e di corrispondenza, sempre qui vicino a Sodoma e Gomorra c'è un sorprendente fiume Giordano, fiume del Giordano, che è esattamente quello citato nella Bibbia, sempre nel contesto delle vicende di Lot, e questo fiume Giordano poi sfocia nel Mar Morto. Ma è curioso notare che gli antichi si riferivano ai mari del nord con tre appellativi: Iperboreo, Cronio o Morto. Quindi l'appellativo di Morto calza anche ai mari del nord. Anche questa volta, certo. Sì. E poi aggiungo un'altra cosa, perché ci tengo a precisare che questa ricerca non è frutto di fantasia. Io e Mauro ci siamo impegnati nel citare fatti concreti, quindi non abbiamo scritto opinioni, o abbiamo citato i fatti e le corrispondenze. Per quanto riguarda Sodoma e Gomorra, sono gli stessi esegeti biblici che ci dicono questo nelle note: non è possibile spiegare il contesto storico di questo episodio e anche in molti luoghi sfuggono ad ogni identificazione. Quindi questi luoghi che sfuggono ad ogni identificazione non solo non sono stati trovati dal punto di vista archeologico, ma neanche si riesce a immaginare questi nomi da dove provengano. Io la intendo così.
E allora Cinzia, mi viene naturale una domanda che credo possa raccogliere anche la curiosità dei nostri amici telespettatori. A questo punto, premettendo e quindi dando credito senza alcun problema alla ricostruzione e all'attendibilità rispetto alla veridicità di quanto sostieni insieme a Mauro Biglino, allora mi sorge naturale una domanda. È la Bibbia ad aver ispirato la localizzazione, quindi la toponomastica di quei luoghi anche nell'area del Baltico, o è la Bibbia ad aver tratto ispirazione da luoghi che preesistevano al racconto del testo, possiamo dire, del testo base dell'antichità? Cioè, naturalmente è una domanda che mi sono posta, ci siamo posti sin dall'inizio, perché si voleva riuscire a capire di che situazione ci stavamo parlando. Quindi io ho fatto dei ragionamenti. In un primo momento le località erano poche e ho detto potrebbe essere frutto del caso, di un caso fortuito, stravagante. Poi le località sono diventate moltissime e per adesso parliamo di un'area che va dalla Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia, Estonia e Germania. Quindi l'area è molto ampia. La seconda ipotesi è stata, sarà stato qualche governante sconosciuto ad aver nominato così queste località in base al testo biblico? Stiamo parlando di circa, al momento siamo a un centinaio in questo primo libro, ma ce ne sono moltissime che poi seguiranno in un prossimo lavoro. Io mi sono risposta dicendo che è improbabile, innanzitutto perché l'area è ampia e queste località ricalcano con precisione il testo biblico. Seconda cosa, non riesco a capire perché qualcuno che magari in epoca post-crociate del nord abbia voluto dare così risalto al testo biblico, abbia poi voluto nominare i nomi secondo le divinità pagane. Ti faccio divinità pagane o territori nemici. Ti faccio un esempio, in quest'area qui ho individuato nelle isole Åland non solo la Pentapoli Filistea, con tutte e cinque le località che sono praticamente identiche a quelle originali, ma lì c'è anche l'isola di Dagon. Dagon è il dio dei Filistei, che appunto, come ti dicevo prima, non ha senso dare visibilità a un dio avversario, ma Dagon ha preciso significato in lingua germanica, perché significa giorno, e Dagon era il dio che faceva maturare le messi, quindi più che giorno direi il sole. Quindi il fatto che quel nome, come anche molti altri, abbiano significato nelle lingue germaniche solleva parecchi interrogativi. Quindi parliamo solo di zone geografiche relative alla Bibbia o la tua ricerca si estende per esempio anche nell'Antico Egitto? Ho visto nel tuo libro che fai alcuni riferimenti a dei luoghi specifici dell'Egitto antico. E infatti all'inizio, avendo trovato innumerevoli località bibliche, io quando abbiamo cominciato la ricerca si cercava un po' a caso, prima di iniziare a lavorare con metodo, si è cercato le località più conosciute. A un certo punto, avendo trovato un quadro degno di considerazione, mi sono detta: sembra incredibile che questi luoghi possano avere un legame con la Bibbia, perché sappiamo tutti che eventi biblici molto importanti, in primis l'Esodo, sono legati al territorio egiziano, e quindi qui siamo distanti 3-4 mila chilometri, non sembrava possibile ipotizzare un meccanismo del genere. Ci siamo messi a cercare nomi dell'antico Egitto, toponomastica dell'antico Egitto, e la Lapponia, cioè questa parte nord della Finlandia, è risultata piena di nomi di toponomastica dell'antico Egitto. Tra l'altro toponomastica che non è neanche citata nella Bibbia. Parliamo del fiume Nilo, perché il Nilo nella Bibbia non è mai citato per nome, è citato solo come Yeor canale, quindi il Nilo egiziano nella Bibbia neanche compare. Comunque qui c'è Nilo, c'è il fiordo Tana, c'è la città di Chemi, che è proprio esattamente il nome dell'antico Egitto. Vicino a Chemi c'è una saccara, poi c'è un lago che si chiama Menes, come un faraone del 3000 avanti Cristo, eccetera eccetera. Quindi sono nomi spiccatamente egiziani, ma non strettamente legati al testo biblico. Quindi
Diciamo se io ho fatto un po' una ricerca su internet per avvalorare un po' anche questa tua tesi e di queste tue ricerche. Io volevo farti vedere un video proprio perché cercando ho trovato una mummia antica, diciamo così, con i capelli biondi e con la pelle chiara, che noi comunemente lo genere di mummie le riteniamo della parte alta del mondo. Invece rapportarle una mumma bionda, proprio con i capelli biondi, occhi azzurri, cioè non la possiamo dal tratto insolito, ecco, quella che stiamo vedendo in questo momento è un tratto un po' originale. Tu nel libro fai diciamo così qualche riferimento. È molto interessante. E allora io ho inserito nel appunto in questa ricerca due ricerche accademiche in cui si è accertata proprio questa cosa, vale a dire si è sempre visto che le mummie di alcuni faraoni o di quelle della casta dominante avevano i capelli biondi o rossastri, e si è sempre ritenuto che fossero il risultato dell'uso dei sali per mummificazione, quindi nessuno se n'è mai interessato. Negli ultimi anni, grazie ai progressi della scienza, si è accertato che quelle mummie appartengono a persone che sono geneticamente bionde. E una ricerca appunto accademica, che dove è tutto citato nel libro per filo e per segno, ci dice che erano appunto geneticamente biondi questi faraoni e che provenivano dall'Europa occidentale. E ci dicono anche che oggi in Egitto solamente l'1% della popolazione locale ha quel tipo di corredo genetico. Io ne ho dedotto che questi faraoni, questa classe dominante, dovesse venire da un altrove. E quindi certo. Sì, è anche poi interessante, adesso non mi dilungo su questa cosa, ma nell'antico Egitto si usava fare dei viaggi che duravano circa 3 anni in quella che era la terra di Punt, la mitologica terra di Punt così definita, che era chiamata anche terra degli avi. Quindi mi sono chiesta perché cercare in Somalia la terra degli avi di gente che è geneticamente bionda. Forse quella toponomastica nel nord della Finlandia ha a che fare col fatto che la classe dominante egiziana avesse questo tipo di corredo genetico. Poi comunque quando si immagina l'antico Egitto si immagina sempre le piramidi e quindi tutta la bellezza del mondo egiziano. C'è qualche riferimento anche nel mondo lì al nord, nel Baltico, come piramidi? Io ho visto e ti volevo far vedere un paio di fotografie di alcune piramidi che sono state ritrovate nelle Svalbard, se non sbaglio. Ah, ok, sì. Allora, questo è un monte che si chiama Grande, giustamente, vista la forma, e che si trova nelle isole Svalbard, che sono il territorio abitato più vicino al Polo Nord, quindi vicinissimo al Polo Nord. Quello che immaginare una piramide nelle Svalbard è veramente qualcosa di particolare. Di paradossale, no? Quasi. Esattamente. E lì, si trova lì. Ufficialmente è un monte che ha acquisito questa forma a causa dell'erosione dei ghiacci. A me non importa in questo momento stabilire se sia naturale o artificiale. Del tempo. Prego? Un effetto ottico del tempo, se sia una modellazione del tempo. Sì, ma quello che è interessante è una faccenda che ci ricollega a Diodoro Siculo, perché Diodoro Siculo nella sua biblioteca storica parla di territori dell'antico Egitto e lui ritenendo che questi territori si trovino in Africa, e quindi cita un'isola che ha il lato di 540 chilometri e che si chiama Meroe, a cui poi si affiancano altre 700 isole. Lui un po' incredulo, infatti dice non tutti credono a questa storia, forse un modo un po' diplomatico per dire cosa mi stanno raccontando, perché lo sanno tutti che in Africa, nel continente africano, non c'è un'isola di 540 chilometri di lato. Ma questa isola
corrisponde proprio alle Svalbard, innanzitutto perché il loro lato è maggiore esattamente 540 km. Secondo, perché Diodoro chiama quest'isola Meroe, e poiché Mer significa piramide in egiziano antico, quel bel monte che abbiamo visto lo possiamo chiamare Mer, e quindi quella sarebbe proprio l'isola di Meroe. E in merito alle 700 isole che lui cita, c'è da dire che di fianco alle Svalbard c'è un arcipelago che si chiama Mille Isole. E quindi ancora di più, diciamo, ci ricollega al fatto che forse gli egiziani non erano estranei ai territori del nord. Grazie Cinzia, vorrei continuare ancora su questo solco della identificazione dei luoghi e degli accadimenti. Mi piace soffermarmi un momento sull'episodio dell'esodo del popolo ebraico verso dalla schiavitù dell'Egitto alla terra promessa di Canaan. Un viaggio che, secondo la fonte biblica, è durata 40 anni, ma sì, secondo anche la vostra ricostruzione, avrebbe una maggiore attinenza, più che del deserto del Sinai, con i luoghi del Mar Baltico. Resta però il dato temporale, che è quello dei 40 anni. E siccome la Bibbia va considerato un testo storico, è un libro storico, dobbiamo anche credere ad una certa attendibilità della periodizzazione, quindi della durata di questo lungo esodo del popolo ebraico, che sarà stato forse non proprio di 40, ma sicuramente pluridecennale. Come si spiega, secondo voi, il dato dei 40 anni e anche la possibilità di un percorso analogo, anzi più fattibile, per una regione come quella baltica, anziché che per il deserto del Sinai? Sì, innanzitutto vorrei dire che, per quanto mi riguarda, io considero la Bibbia una cronistoria, anche se non ho le prove certe per poterlo affermare, per me la Bibbia è un libro di storia. Non tutti gli storici sono d'accordo, e ce ne sono alcuni, cito il professor Liberani, che ho citato a sua volta nel libro, che sconfessa completamente il testo biblico e mette in evidenza tutte le innumerevoli discrepanze che questo testo ha collocato in Medio Oriente. Per quanto riguarda l'esodo, questo è un discorso veramente lungo, diciamo che innanzitutto in area finlandese sono riusciti a individuare tutte le tappe dell'esodo, come sono indicate appunto nel libro dell'esodo, a partire da Ramses, che io ho identificato con Ramsa, che si trova qui nel sud della Lapponia. E poi da lì partono tutte le altre località, tutte le altre tappe che la Bibbia cita. Ora, per quanto riguarda la durata dei 40 anni, non è necessario che passino 40 anni per attraversare né il territorio finlandese né anche la penisola del Sinai. La durata del viaggio è dovuta al fatto che loro entrano in conflitto con le popolazioni che sono già lì residenti, perché la terra promessa non è un mondo idilliaco dove nessuno abita. Yahweh dice: andiamo nella terra dove abita il cananeo, il perizzita, eccetera eccetera, quindi è una terra abitata, e la Bibbia dice che quando escono dall'Egitto escono armati di spada. Quindi scordiamoci i pastori che abbiamo visto nei Colossal anni 60, escono armati e agghindati come guerrieri che vanno alla conquista di una terra già abitata. E qui, brevemente, posso? Prego, prego. Dico brevemente perché il discorso meriterebbe un discorso, diciamo, molto più tempo. Comunque qui da Ramses loro si dirigono verso il mare, poi vediamo perché questo è il Mar Rosso, costeggiano il mare lungo la costa, e io, diciamo, ho potuto affermare questo perché quando rientrano nella terraferma, la Bibbia mi parla del deserto del Sur, e qui c'è il deserto del Sur, che si chiama così con lo stesso nome, e che per di più Sur ha significato in lingua finlandese perché significa grande. La terra di, poi qua nella parte centrale ci sono tutte le località appunto indicate nel testo biblico. Tra l'altro ho fatto il conto che loro percorrono circa 12 km al giorno, quindi è anche dal punto di vista del rapporto spazio-tempo mi sembrano delle percorrenze molto realistiche, per poi puntare al raggiungimento di questa parte del sud della Finlandia, dove ci sono 60 differenti toponimi che si chiamano tutti Terra di Canaan.
sono toponimi fra loro separati, però sono paludi, campi, monti, paesini, villaggi, si chiamano tutti Terra di Canaan. E questa parte sud della Finlandia è la parte ancora oggi più popolata. Evidentemente erano i territori più ambiti, ieri come oggi. Grazie Cinzia. Edoardo, so che a te questa teoria suggestiona particolarmente. Qual è la tua espressione in merito? Cioè, è davvero da presumere che ci possa essere questa possibilità di un parallelismo storico rispetto alla realtà baltica? Ma diciamo più che parallelismo storico, io mi immagino, seguendo un po' anche gli altri libri che ho letto sulla materia, mi sembrerebbe di aver capito che in passato c'è stata questa migrazione, se la vogliamo chiamare così, questo esodo che è avvenuto probabilmente, come giustamente Cinzia ci sta raccontando, nel Baltico. Poi successivamente il ricordo di questo esodo è passato di persona in persona, di secolo in secolo, e quindi si è adattato successivamente al mondo, diciamo così, più medio orientale. E quindi, diciamo così, il ricordo originario è ancora vivo, però poi è stato riadattato nel corso dei millenni, diciamo così, successivi. Così ti trovi con questa linea di pensiero, Cinzia? Parzialmente. Guarda, se ne parlerà nel prossimo libro, però io, attenendomi a quello che dice la Bibbia, credo di aver capito alcune cose di cui adesso non vorrei parlare. Quello che posso anticipare è che non c'è stata una migrazione di massa delle popolazioni, c'è stato solo uno spostamento di una piccola parte della popolazione. E questo che affermo lo affermo in base a quello che dice la Bibbia. Quindi per te, Cinzia, dobbiamo spostare il baricentro della origine, della civiltà, e quindi delle civiltà classiche e preclassiche, dobbiamo spostarlo dalla parte del bacino del Mediterraneo, quindi dalla parte mesopotamica, direttamente nell'area baltica. Guarda, al momento un'affermazione così perentoria non ho il coraggio di farla. Quello che posso dire è questa considerazione. Ripeto, se si prende il testo e ci dimentichiamo tutto quello che è stato detto, commentato, supposto, pensato, io prendo il testo e lo applico alla realtà geografica del Nord Europa, il testo funziona benissimo. Mentre la stessa cosa non avviene in Medio Oriente. Ti faccio un esempio veramente eclatante. Questa prima ti ho letto la Bibbia Cei, adesso due righe dalla Bibbia di Gerusalemme. Gli esegeti, in merito al monte Sinai, quindi il monte dove Dio è apparso la prima volta agli israeliti, un monte quindi che è di un'importanza unica, ci dicono gli israeliti sembrano aver dimenticato presto la sua ubicazione precisa, e qui parlano del monte Sinai. Perché il Monte Sinai, che c'è appunto nella penisola sinaitica, che è peraltro una meta turistica, è stato individuato solo nel IV secolo d.C. dalla cristianità, ma loro dicono che gli israeliti sembrano aver dimenticato l'ubicazione del monte, perché quello non è il Monte Sinai, di cui peraltro in Finlandia ce ne sono molti, perché evidentemente fanno parte della toponomastica locale. Così come in Finlandia c'è il deserto del Sinai, il deserto del Sin, e come ho detto prima, quasi 100 località. Su questo aspetto del Monte Sinai, ricordo una tua intervista che hai fatto precedentemente, in cui assieme a Mauro raccontavate che il Monte Sinai è quello di alto 2000 metri, e quindi fare un attacco, no? Diciamo così, che il popolo di Israele che voleva fare un attacco su questo Monte Sinai, sì, altro 2000 metri, era un po' complicato, no? Rispetto, sì, ai 200 metri che poi... Allora, in quel contesto, Yahweh, quando annuncia a Mosè che apparirà dopo qualche giorno, dice in maniera perentoria a Mosè: digli alla tua gente di non irrompere, altrimenti ne cadrà una moltitudine. Quindi usa esattamente la parola irrompere, cioè irrompere vuol dire un atto...
un atto repentino, non è qualcosa che può avvenire scalando un monte di 2000 metri. In Finlandia, dove c'è i vari monti Sinai, sono tutti bassissimi, perché lì l'altura più alta è di 200 metri, se teniamo conto anche del dislivello, di fatto questi monti saranno sino a 100-150 metri, magari non sappiamo che pendenza quindi ci sia. Un'irruzione su 150 metri era più fattibile rispetto ai 2000. Sì, il monte se è molto... Se è messo lì oppure se lentamente scivola giù, insomma bisogna vedere l'esatta conformazione. Io guardando con Google ho visto che sembrano proprio piatti, non si riesce neanche a vederlo il monte. Ok, un'altra cosa che viene in mente un po' pensando alla Bibbia è che questo, diciamo così, questa popolazione di giganti, no? Che tanto fa mito questa popolazione di grandi uomini molto alti, più di 4 metri. Ecco, hai qualche riscontro in questo, diciamo così, nel mondo baltico? Dico purtroppo, ma ci sono anche qui dei riscontri veramente incredibili, e sono questi. Innanzitutto c'è stata una convergenza di miti, vale a dire, la mitologia norrena ci parla di vari giganti, fra cui i giganti Jotun, e poi ci parla del regno Niflheim, quindi il regno Nifl, ok, il nome è Nifl. Ora, qui, sempre in Norvegia, c'è lo Jotunheim, dove la dottoressa Kiese Snati ci dice poter collocare perlomeno il mito di questi giganti, il fatto che ci sia il territorio non è la dimostrazione che questi giganti esistessero, però esiste proprio il regno Jotunheim. La cosa bizzarra è questa, che i giganti biblici, che secondo la Bibbia discendono da Rafa, e nella Bibbia territori e i nomi dei patriarchi coincidono, quindi chiamano le persone con il nome del territorio, qui abbiamo Rafeia, quindi qui abbiamo i possibili giganti nordici, qui abbiamo Rafeia, da cui potrebbero essere il luogo d'origine dei giganti Refaim, che infatti hanno un nome assonante. Ma la cosa più incredibile è questa, che qui nel sud della Svezia, in questa località che si chiama Kivik, adesso ti racconto cosa c'è. Innanzitutto quella località... Kivik. Quella località si trova vicino a un posto che si chiama Tor Astaroth. Il testo biblico Deuteronomio dice che il re gigante Og, l'ultimo dei Refaim, aveva la sua residenza ad Astaroth. Quindi questo Tor Astaroth, Tor significa luogo, quindi il nome è Astaroth, è proprio vicino a Kivik. Quindi il re gigante Og aveva la residenza qua vicino. E la Bibbia ci dice che il re gigante giaceva in un luogo lungo 4 metri. È tradotto letto in italiano, ma in realtà la parola allude a un posto in cui giacere, un letto, ma può essere anche una tomba. E infatti in questo caso a Kivik c'è un grandissimo tumulo nel cui interno c'è un sarcofago che è lungo esattamente 4 metri come dice la Bibbia. Inoltre il nome del re Og, cioè la parola Og in svedese significa alto. Quindi abbiamo una serie di convergenze di ogni tipo, di riscontri di ogni tipo, da lasciare veramente spalletti. Perché arrivano conferme anche dall'archeologia. Ok, quindi molto interessante capire questi elementi, perché probabilmente sono delle novità. Io ti dico, la verità, è un qualcosa che sto iniziando a studiare da pochi anni, perché in passato probabilmente... si era sottovalutato questo aspetto. E vorrei dire soltanto una cosa, vorrei chiederla a Cinzia. Edoardo, scusami, ma giusto per restare sempre sull'argomento, visto che sta prendendo piede, come diceva Edoardo, negli ultimi tempi, una lettura, non diciamo parallela, ma una lettura innovativa di quello che questa pagina di una storia oltre la storia, ecco, e così rendiamo anche omaggio alla rubrica che edita da TV City. Voglio chiederti, Cinzia, qual è l'opinione nel mondo comunque della cultura al quale vi affacciate?
e del quale voi siete parte, rispetto ad una voce che in questo momento potrebbe essere, vediandola ecco dal Nuovo Testamento, Vox Clamantis in deserto, voce di uno che grida nel deserto, proprio per dire che c'è quasi una unicità e una, ancora un germe iniziale rispetto a questa nuova lettura. Cioè, come lo vede il resto della collettività scientifica, culturale, la proposizione di questa nuova formula culturale? Guarda, quando trovo la scritta ricercatore alternativo, alternativo è sempre scritto con le virgolette, il che devo dire che è indicativo di un certo disprezzo con cui vengono appellati quelli che dovrebbero occuparsi di quello che dovrebbero fare gli accademici. Io per l'appunto sono ricercatore indipendente, non sono un accademico, non ho titoli che mi consentano di parlare, ma tuttavia davanti a dei riscontri precisi di cui qua abbiamo appena accennato, ma sono veramente innumerevoli, io spererei che il mondo accademico si incuriosisca di questa cosa e seppur queste informazioni non arrivino dalle fonti ufficiali, penso che siano degne di essere prese in considerazione perché sono concrete, sono verificabili, sono coerenti e perché mai nessuno prima d'ora si era accorto di questa situazione che è comunque sotto gli occhi di tutti, ma non è stata mai rilevata neanche per dire guardate che bella curiosità che c'è nel nord Europa, quindi non è stata rilevata affatto e questo mi lascia abbastanza perplessa. Diciamo così, voi tra virgolette alternativi, come ti sei definita, avete questa maledizione, nel senso che dovete giustificare, dovete essere quanto più precisi possibili e di dare ogni virgola e di non sbagliare nemmeno un accento su una lettera, perché subito venite additati come persone che hanno studiato poco, rispetto magari a tante altre accademici che magari si sentono un po' più liberi di raccontare diciamo la storia, diciamo ufficiale, no, se vogliamo. Infatti proprio le tue ricerche, insieme anche ad altri studiosi che sta emergendo, diciamo così, e voglio citare in questo Felice Vinci, in Omerio del Baltico, volevo ricordare anche Marco Goti che abbiamo avuto la settimana scorsa con il suo Atlantide mistero svelato, abbiamo anche Susie Bledi che ha scritto Il meteorite iperboreo, il faraone del nord, quindi è una sorta di ricerca, filone. Esatto, di filone di ricercatori che stanno iniziando a studiare questo aspetto della storia antica che inizia a essere molto, diciamo, suggestiva, esattamente, sì. Quindi complimenti per questa tua ricerca. Sì, tra l'altro i libri che hai citato li ho letti tutti. Devo dire che in particolare Omero nel Baltico ormai è un must, tra l'altro è un libro che è stato anche accettato nel mondo accademico perché l'hanno dedicato un'intera... Anticipo che noi avremo la settimana prossima Felice Vinci ospite su TV City, La storia oltre la storia, e parlerà proprio del suo libro. Bene, beh, comunque quello che mi viene da commentare è questo, che negli ultimi tempi l'informazione viaggia veloce grazie alla tecnologia, grazie a internet e senza togliere meriti a nessuno, situazioni particolari inerenti in Nord Europa sono già state rilevate da studiosi del passato. Rudbeck, che era uno studioso svedese, aveva già rilevato i parallelismi fra la geografia del nord Europa e quella asiatica e africana. Poi abbiamo il Tilak, che ha fatto un lavoro analogo riguardo i racconti vedici indiani, dove già nel secolo scorso aveva rilevato che quei loro racconti facenti parte della loro cultura millenaria sono delle precise descrizioni di fenomeni che avvengono nel nord Europa. Quindi sì, infatti, è già da un po' di tempo che il nord è attenzionato da molti studiosi. Sì, mi collega a quello che dicevi prima, che il mondo di internet ci dà una mano a raggiungere in maniera più fruibile e diretta informazioni che magari in passato erano un po' più difficili da reperire. Volevo farti vedere un video che in questi giorni sul National Geographic hanno fatto la ricostruzione di un teschio di un uomo vissuto
nel 8.000 anni fa, proprio nella Finlandia, l'hanno soprannominato Pig. Adesso vediamo dalla regia di vederlo questo filmato, perché hanno fatto una ricostruzione facciale proprio di questo uomo che tra l'altro è vissuto nella zona, diciamo così, che si chiama quasi assonante al Giordano, quindi ritorna al discorso di prima. Ecco, viene sempre visto questo aspetto, vedi, un po' uomo di Neanderthal, rozzo, quando poi in realtà sembrerebbe che esce fuori un mondo fatto di persone un po' più civili rispetto a quello che è la ricostruzione ufficiale. Tu come la vedi, Cinzia? Beh, allora, questa è solo una ricostruzione. E come la vedo? Innanzitutto dobbiamo dire che nel nord Europa, nell'area baltica e scandinava, mentre notoriamente, o perlomeno io così pensavo, pieno di gente alta e bionda, non è così, o perlomeno non è solo così, perché le aree più a nord sono abitate dalle popolazioni samoiede, che sono di bassa statura, con i capelli scuri e non hanno niente a che fare con il nostro immaginario. E loro sono stati i primi a popolare quelle aree, sono arrivati circa nel 9000 a.C. con la deglaciazione. Poi sono arrivati gli ugrofinnici, quindi finlandesi ed estoni, che hanno una lingua a sé, e poi è arrivata la cosiddetta cultura delle asce da combattimento per ultima, e che dovrebbe più o meno identificarsi con i popoli germanici. Quindi quello che mi hai mostrato è uno di questi, ma è molto articolato. Tra l'altro, Cinzia, questo articolo del National Geographic, che si trova facilmente anche in rete, racconta che assieme a questa persona che è stata già ricostruita, ne ricostruiranno un'altra che hanno trovato assieme, fatta di pelle scura rispetto a un contesto che noi lo immaginiamo fatto di alti biondi, no? Come dicevi tu, occhi azzurri. Algidi, tipiche contratti algidi. La ricostruiranno una persona di color scuro, proprio perché attraverso il DNA che hanno potuto fuori, estrarre, hanno capito che quella persona era di cultura, diciamo, di etnia, proprio di carnagione scura. Quindi proprio a valorare che all'interno di quel mondo c'era un po' tutto, era tutto mischiato, giusto? Sì, tra l'altro tempo fa avevo letto un articolo in merito al ritrovamento di una cosiddetta sciamana svedese, che era una donna dalla pelle rossastra e alta circa 1,50 m. Anche lei, diciamo, non il prototipo della svedese come la immaginiamo noi, e datata intorno al 5000 a.C., quindi in tempi tutto sommato recenti. E tra l'altro mi ricollego nuovamente alla terra di punta degli antichi egizi, perché questi viaggi che loro facevano nella terra degli avi sono stati raffigurati nei bassorilievi, e diciamo gli indigeni locali, cioè gli abitanti puntiti, come vengono chiamati, vengono proprio raffigurati così, con la pelle rossastra. E quindi fino a poco tempo fa non si poteva immaginare che quelle raffigurazioni potessero rappresentare popolazione del nord Europa. E invece la scienza progredisce e ci dà sempre nuove informazioni che dovrebbero portarci a rivedere i nostri modelli storici. Grazie Cinzia, grazie Edoardo. Tiriamo le somme di questa puntata che volge ormai al termine. Ricordiamo, abbiamo presentato in questa quarta puntata della rubrica La storia oltre la storia gli dei baltici della Bibbia, l'Israele che non ti aspetti, il libro edito da Cinzia Mele e Mauro Bigliano. Sicuramente una serie di informazioni accattivanti, stimolanti, come diceva prima giustamente Edoardo Orma, che stanno alimentando un filone culturale sempre più spesso, sempre più cospicuo, nel quale si inseriscono diversi scrittori. Ne abbiamo ascoltato uno la settimana scorsa, oggi con te Cinzia, la settimana prossima anche con altri scrittori, con Felice Vinci, così continueremo anche nelle nostre prossime puntate, sicuramente per aprire il ventaglio di una possibilità di rilettura
di una pagina storica fondamentale, perché è quello dell'inizio della civiltà, che se confermata, e lo ripetiamo ancora una volta, davvero rimischierebbe quelle carte antiche, ma ci proietterebbe in un mondo, in una dimensione in cui forse tutto era disordinato, e ritorneremmo a quella concezione del caos antico della mitologia greca, a cui poi segue quella dimensione di ordine che è il cosmos, da cui poi si origina la nuova storia ed il nuovo ciclo. Io ringrazio te, Cinzia Mele, per essere stata in studio con noi. Ringrazio Gino Gaglione dalla regia, Francesco Di Somma, grazie per le riprese, grazie a te Edoardo Orma, grazie. Un saluto a tutti i nostri amici telespettatori, prossimo appuntamento è per mercoledì prossimo con la rubrica La Storia Oltre la Storia alle ore 18, e voglio segnalare che per tutti i nostri amici che avessero aneddoti, curiosità, possono scrivercele rivolgendosi all'indirizzo mail di redazione, che è redazione@tvcity.it. Con questo è davvero tutto, appuntamento alla prossima settimana, grazie di averci scelto, restate informati con TV City, appuntamento a mercoledì prossimo. Buonasera a tutti da Salvatore Perini. Edoardo.